allora, mentre tornavo, che facevo strada per andare alla macchina, mi imbatto in cosa? In qualcosa che voglio condividere con voi, perché vederle tutte assieme così fa un certo effetto. E quindi, in esclusiva per Catania Creativa, tutte le candelore messe insieme sono qua, parcheggiate. Allora, guardate che meraviglia. Ci sono tutte, eh? Non ne manca nessuna. Questa è la loro postazione prima di mettersi a guidare il fercolo, perché voi sapete che anticipano sempre, no? L'arrivo del fercolo della santa. E queste sono tutte le candelore messe insieme. Questo è il cereo dei mastri artigiani ed è di una bellezza disarmante. Guardate che meraviglia. E poi quest'altra bellissima dei lavoranti pastai. Ma ora ve le inquadro tutte, perché tutte insieme così veramente. Continuiamo. Ciao Angela Torrisi. Chissà se riusciremo a fare quella rimpatriata famosa tra compagne. Allora, questo invece è il cereo, la candelora dei pizzicagnoli, vedete? Guarda che meraviglia, che poi i particolari sono delle vere e proprie opere d'arte, assolutamente, dal valore inestimabile. Quest'anno, se non ricordo male, il cereo dei macellai non c'è, perché doveva essere restaurato, e quindi il prossimo anno potremo godere anche della candelora dei macellai. Questo è quello dei pizzicagnoli. No, c'è quello dei macellai. Allora qual era quello che doveva essere restaurato? Comunque, questo è quello dei macellai. Ce l'ho qua davanti, quindi ricordo che c'era una candelora che doveva essere restaurata, ma evidentemente non ricordo, la stanchezza fa brutti scherzi, non ricordo qual era. Andrò a controllare poi. Guardate che bello questo. Questo è il cereo dei macellai. I particolari, ragazzi, sono qualcosa di spettacolare. Saluto Gaetano Patti. Bellissime. Bellissime veramente. Continuiamo il nostro tour delle candelore con il cereo del Circolo Sant'Agata. Guardate qua, che meraviglia. Qua non so se lo vedete, c'è la statua del cardinale Dusmet in questa candelora, in questo cereo. Poi i fiori, insomma. Questo è il cereo del Circolo Sant'Agata. Ovviamente in ogni candelora vi sono raffigurate scene del martirio di Sant'Agata. Ecco, noli offendere patriam Agate, non offendere la patria di Agata. Non trattarla male. Ovia Butrix Iniuria Rumest. E insomma, si narra che chiunque offenda la patria di Sant'Agata, ovvero Catania, Sant'Agata vendicherà l'offesa. Qualcosa di stupendo, ragazzi. Circolo cittadino Sant'Agata. Bellissimo. E adesso questa è la candelora del villaggio Sant'Agata, ragazzi, guardate che bello.
guardate che bella, stupenda. Ecco, camminando a piedi è possibile poter ammirare. Fantastico. Questa è invece la candelora dei pescivendoli. Guardate che meraviglia questa, è pesantissima, proprio pesantissima, e ricordo, non tanto per i catanesi quanto per i turisti, insomma, che sono portate a spalla, eh? E poi è caratteristico mentre fargli fare durante il tragitto la cosiddetta annacata, che è tutta particolare, insomma, una cosa tipica delle candelore qui a Catania. Bellissimo il cereo dei pescivendoli, sempre con scene del martirio di Sant'Agata. E adesso la candelora dei fruttivendoli, il cereo ortofrutticolo, che è veramente bellissimo, anche perché riporta, no? Si capisce che è quello dei fruttivendoli, proprio per questi particolari che sto inquadrando. E poi sempre le scene del martirio di Sant'Agata. Bellissimo. Bellissimo veramente. Guardate questo putto, questo angioletto che indica appunto i seni che furono strappati alla santa durante appunto il suo martirio. Questo è il cereo ortofrutticolo. Meraviglioso. Poi abbiamo questa candelorina qui, piccolina piccolina, che è la candelora di Monsignor Ventimiglia. Guardate che deliziosa. Veramente. Veramente particolare. Allora, questo invece è il cereo dei fiorai, anche questo pesantissimo, non so se vi rendete conto, io cerco di inquadrarlo, è veramente immenso, è tra le candelore più grandi, se non addirittura la più grande forse. Bellissimo. Ma questa è la più pesante di tutte? No, qual è la più pesante? Certo, questa, bellissima. Questa è quella dei... Questa è quella? Questa qua è il cereo dei vinaioli. Esatto, il cereo dei vinaioli, mi stanno dicendo che è la candelora più pesante in assoluto, ma si vede dalla stazza praticamente che ci vogliono 10 persone per portarla. Circa intorno a 900 kg circa. 850. Insomma, siamo là. Superiore agli 800 kg, 850-900, ci vogliono 10 persone per portarle, è veramente uno spettacolo. Bellissima, guardate qua, imponente, veramente imponente, bellissima. Perfetto, questa dei fiorai che avevamo inquadrato prima, stile gotico veneziano, bellissima. I santi martiri catanesi. E poi sopra c'hanno gli angeli attorno. Ho trovato la persona che ne sa. Ok, per Catania Creativa. Ok. Quelli che realizzano. Ah, perfetto. Lei è il signor Gabriele Verga. Allora, ci illustri. Quindi mi stava dicendo il cereo dei fiorai. Il cereo dei fiorai. Perfetto, vede quante notizie che voi sapete, che invece noi... Io la seguo assolutamente, una volta che l'ho trovata non la mollo, cioè non è che mi ricapita. Esatto. La inquadro. Ha ricevuto il martirio delle mannelle. Esatto. Lì. Dietro con una colonna. Di dietro. E poi ci sono, a schiera ci sono tutti quanti gli angeli, sono quelli. Esatto, sì. Bellissimo. Mentre questi qua sono dei santi catanesi, infatti c'è San Deubio. Sì.
qui proprio davanti, esatto. Che tra l'altro è anche figurato anche in altri, altre candelore. Bellissima. Sì, sì, sì. Bellissima. Poi questa qua invece è quella... Ho trovato il cicerone. Sì, okay. Questa qua è quella del cereotto frutticolo. Esatto. L'avevamo visto prima, che è bellissima. Sulla base a vicino. Esatto, vedi quante notizie che io non avrei potuto dare? Ok. Comunque sia, dobbiamo anche specificare che ogni tante volte sia gli scenari del mattino. Certo. Sono figurati che scendono 4 nicchie, è proprio della storia di Sant'Anna, quindi quando stavamo qua in Sant'Anna morente, praticamente, che viene accolta dagli angeli. Esatto. E poi... Bellissimo. Tra l'altro c'è anche la figurata, l'unica eccezione come candelora che c'ha il mezzo busto di Sant'Agata. Ah, vero. E poi ci sono sì. Invece gli altri santi che sono San Pietro, San Deublio in questo caso, e poi San Benedetto, e sono tutti a girare, sono 8 santi. Bellissimo. E poi gli angeli comunque sia. Vabbè, gli angeli sì, sempre gli angeli che... Cosa ci raffigurano? Questi per esempio sono le mammelle, che sono esatto. I simboli, no, del certo. Martirio di Sant'Agata. Poi per esempio c'è qua San Pietro che guarisce Sant'Agata. Sì. Per esempio infatti c'è San Pietro lì e poi c'è l'angelo sì. Con la fiamma. Esatto, che le è apparso mentre sì, era lì, nella stanza. È Sant'Agata. Nella cella. Questo qui è il cielo dei pesci nemmeno. Esatto. È una delle più prestigiose a Catania, parlando proprio. Sì, infatti. Infatti tra l'altro è una che come candelore girato in otto, una delle più pesanti. Sì, infatti, lo vedevo perché... Intorno ai 120 kg il peso. Mamma mia, pazzesco. Cerchietto ghirlanda di fiori. Sì, esatto. Quando c'è l'annacata, no, si annaca bene. Sì. Ah, bellissimo, bravo. Sì. Certo. Oscilla in base al movimento della candelora, quindi lei vede certo. Questo cerchio che balla proprio. È bellissimo. Tra l'altro questa candelora ha un soprannome. Sì? Qual è? La bersagliera. Ah, la bersagliera, vero? Sì. La sua andatura che quando viene alzata e sì. Sfila, cioè ha un passo veloce e quindi viene chiamata la bersagliera. La bersagliera, fantastica, è proprio. Di solito molte volte la banda stessa usa. Sì, sì, esatto, gli fanno anche la marcia dei bersaglieri. Senta, qual è la candelora che invece quest'anno mi pare che non c'era? Ah, ecco, dei panettieri per restauro. Peccato, peccato. Sì, sì. La candelora che è ammirata questa qua dei pesci vendoli, perché tra l'altro ha una cosa importantissima, sono anche i santi, no? Certo, quelli che vediamo sì, lassù. San Sebastiano al centro. San Sebastiano okay, è il patrono esatto. Di Catania. Certo. Virgolette. E se parliamo di cerei, sono due le candelore che hanno San Sebastiano. Sono i pesci vendoli e i macellai, che poi andremo okay. A vedere dopo. Sì. E comunque siano raffigurati San Sebastiano, perché San Sebastiano a Catania salvò, se non sbaglio, miracolato dalla peste. Esatto. Se non sbaglio, ricordato che San Sebastiano quando viene festeggiato a Castelrossino, praticamente come sia, aveva un giro che usciva anche a settembre e arrivava fino alla fiera. Quelli dove stanno andando? No, stanno no, solo posteggiando. Stanno facendo le prove. Ah, ok, perché come? Certo, perché c'è un portatore che si è fatto male, quindi non aia. Le corde, quindi certo. Esatto, esatto. E voi aprirete come sempre la processione, perché... E comunque siamo ci sono i santi, San Basilio, San Giovanni Battista, di dicembre c'è anche San Vescovo di Paola, che è il protettore del porto. Ah, ecco. E marinaio, comunque sia, che è di San Vescovo di Paola, che anticamente era anche messo davanti, esattamente qua. San Francesco di Paola. Sì, San Francesco di Paola. E poi ci sono i santi, okay. San Pietro, che è sempre, guarda caso, anche lui pescatore. Certo. San Pietro, poi c'è San Giuseppe, San Paolo e San Giorgio. Bellissima. E comunque siamo sempre raffigurati anche qui in Italia. Le scene del martirio. Del martirio di Sant'Agata, qui Sant'Agata viene accolta dagli angeli. E poi c'è un caratteristico mazzetto di sì. Se davanti si vede che c'è il pesce spada. Ah, dov'è? Che non l'ho visto questa cosa del pesce spada.
deve andare un po' lontano. Forse bisogna inquadrarla più da lontano. Sì. Attenzione. Lolololo. Ok. C'è il pesce spada. Ah, vero, ecco. Di fiori. Bellissimo. C'è il pesce spada, ci sono anche le stelle marine. Tra l'altro è riprodotto anche nel cerchietto. Sì, ho visto, abbinato, ho visto. Perché praticamente ho voluto, diciamo, creare... Lui è l'autore, di questa meraviglia, è l'autore. Creare un mazzetto perché comunque sia il mare, infatti sono onde di mare, che rappresenta comunque anche la categoria dei pesci vendoli, e poi il pesce spada, perché il pesce spada esce anche... Certo. Il pesce spada ha quella forma, così che come se vuole uscire dal mare. Esatto. E poi sono colori antichi, rosso... Il blu e il bianco sono anche colori antichi, che anticamente questa canzone negli anni 80 sfilava con mazzetta così. Bellissimo. C'è anche i macellai. Macellai, andiamola a vedere. Tra l'altro la cosa caratteristica bella è la base, perché i leoni. Sì, è proprio. I leoni figurati, e poi sempre con gli angeli che hanno. E poi abbiamo infatti San Sebastiano, che San Sebastiano è il protettore dei macellai. Esatto. Infatti a Castellossino c'è San Sebastiano, c'è la confraternita di San Sebastiano, infatti okay. Il 20 gennaio c'è la festa, infatti la canta macellai apre il festeggiamento, perché infatti esce la cantamora e San Sebastiano insieme, fanno un piccolo giro attorno al castello. Questa è una cantora che ha anche il suo peso, quindi la si è molto. E poi porta esempio sta sfidando, c'è la mona che è il carne. Sì. Che viene raffigurata bene nel Carmelo. Dietro c'è San Isidoro agricolo. Sì. E poi dietro c'è San Antonio. E andiamo a vedere anche Sant'Antonio se non si offende. Lo ok, perfetto. E poi la cosa bella, caratteristica di questa candorosa, sono gli angeli. Sì, che sono che lì, che sorreggono la corona. Esatto, che sorreggono la corona. Poi c'è anche un artistico mazzetto, sempre con il bellissimo. Di Dio. Questo mazzetto che è una corona, a forma di corona barocca, per esempio, il mazzetto che fa. Meraviglioso. E poi ci sono le tenaglie, che sono sempre simboli agatini. Ah, certo, perché sì. Le hanno strappato i seni con le tenaglie, sì, per esatto. Questo. Infatti. Esatto. Bellissimo. Veramente. Poi quella, poi proseguiamo con la candola del Circo Sant'Agata, quindi l'associazione sì. Del circolo, ed è una delle, diciamo, più, tra quelle più antiche, diciamo, più giovani, che risale, non so, 1897, l'anno di produzione. È uno stile neoclassico, sì. Sembra, comunque se partiamo dalla base, sempre sono sempre gli angeli che vengono sempre raffigurati nel candelora, sempre le nicchie con con le scene del martirio, poi i santi che sono Beato Cardinale Tusmet con il velo di Sant'Agata, sì. Davanti c'è sempre la statua di Sant'Agata sempre sì. Raffigurata, poi c'è l'Immacolata e poi dietro c'è un giro, esatto, e poi dietro c'è anche Sant'Eubbio. E oltre sempre ad avere sempre un caratteristico mazzetto sopra e sì. Ex voto, che sono gli stendardi che ogni candelora sì. Possiede, che sono dei doni. Dei doni di persone che hanno sì. Ricevuto dei miracoli, no? No, in questo non caso necessariamente. No. Sono doni, sì, devoti o anche o facente parte per esempio di una categoria come quelle che scivendono. Certo. Questa bellissimo. Invece è una candelora giovane perché già quest'anno ha fatto 10 anni di costruzione. C'è il villaggio Sant'Agata, fa parte villaggio di Sant'Agata, un quartiere, sì, esatto. Di un quartiere. E anche questa comunque sia mi riportata a servire tra l'altro ha sempre un cerchietto di fiori sì. Al centro e il mazzetto quest'anno sempre realizzato io, che tra l'altro la cosa bella di questo mazzetto è che ha viene raffigurata da Sant'Agata dal calcio ok però anche in quadrato bellissimo è Sant'Agata sì, si vede esatto Sant'Agata al calcio. Esatto, bellissimo. Questo è un cielo giovane. E poi c'è una i pizzicagnoli. Andiamo. Che dov'è? Si trova lì in qui. Fondo. Esattamente questo. Questa qua dei pizzicagnoli. Esatto.
il cerio dei pizzicagnoli. Sempre questa qui portata sempre in otto. Sono pesantissime. Sì, per quante ore? Vabbè, ovviamente si danno il cambio. No, no, sono sempre gli stessi. Anche perché la cantina, mamma mia, per certo queste qua che si chiamano stanghe. Ok. Tramite un sacco di yuta. Sì. Si chiama catenese battello. Sì. Tra l'altro questo sacco proviene perché praticamente erano un portuario importante fondo. Perché scaricavano il carbone tramite questo sacco, erano delle ceste. Ecco perché. Cioè, trasportavano dalla partita, cioè dalla nave alla panchina, facevano questi trasporti, quindi erano abituati a disposto. Esatto. Per portare Candelore bisogna. Eh beh, certo. Certo, un fisico di una certa stazza assolutamente. Perché sono parecchie le ore in cui mamma mia, mamma mia. Certo, certo, esatto. Che è proprio. Certo. Certo. Assolutamente, assolutamente. Ah, ecco. Sì. Perché le bocce sono quelle, per esempio, le bocce di vetro. Sì, esatto. Sono quelle. Questa è il cerchio dei pastai. Sì. Questa è tutta barocco, questa candelora. Bellissimo, la candelora dei pastai. Sì, che tra l'altro poi viene simulata la cera all'interno, anticamente era vero. Anticamente sì. Però invece è sempre di legno, però gli hanno messo tipo la cera come fosse un grande cero. Una sì, volta sì. Era anticamente, perché sono sempre candelore. Bellissimo. E bellissimo. Questo si chiama Master Cruciani, il tondicello del tondicello della playa. Anche scritto. È un cerio giovane, credo che sia stato costruito nel 2009, se non sbaglio. Ah, proprio questo sì. Giovanissimo, 2009. Sì. Bellissimo. Sono delle vere e proprie opere d'arte. Sì, sì, poi sono in legno, sono scolpite, lavorate. Certo, quanto lavoro. Sempre fatto da te. Lo ripetiamo il suo nome, quindi. Gabriele, ok. Quindi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Gabriele, il signor Gabriele, che è colui il quale realizza questi mazzetti, chiamiamoli mazzetti, sì, insomma, mazzi incredibili delle candelore, quindi fa queste composizioni con i fiori meravigliose, bellissime. C'è, e per forza, perché non è che si potrebbe. Certo. Certo. Sant'Agata apprezzerà sicuramente ugualmente, anzi, perché lo spreco guai. Esatto. Esatto, esatto. Bellissimo. C'è una palla di costruzione. Ah, ecco. E poi su quella si lavora. Certo, perché poi tutti i disegni, insomma. Si mettono qua in le razze, perché ti dà anche da colorante, ti dà. Certo. E insomma, quello che si ammira alla fine, dietro c'è tanto di quel lavoro che magari neanche si immagina. Bello il mazzetto, però non si sa tutto quello che c'è dietro. Quindi sì, è la prima candelora costruita di Sant'Agata. Quindi parliamo sempre di arte in movimento, no? Tre, vengono detto anche un barocco in movimento. Esatto. Abbiamo opere d'arte che girano nella città. Veramente, delle vere e proprie. Festeggiamenti dei Catini, quindi è per avvicinarsi. Precedono proprio sì, la santa per. Sono proprio doni, c'è un po' quindi. Esatto. Praticamente non c'era. Che davano luce, illuminavano la strada, la processione, esatto. Ah, sono nate così. Sì, certo. E poi vabbè, chiaramente.
notevoli. Certo, certo. Che devo dire? Guardi, io la ringrazio moltissimo, possiamo solo dire cosa? Viva Sant'Agata! Viva Sant'Agata sempre ci possa proteggere tutti. Le difficoltà che abbiamo purtroppo in questa epoca. Eh sì. La guerra, le malattie. Tutto, tutto. Purtroppo soffrono, quindi la Sant'Agata e di prendere per esempio di Sant'Agata, perché a volte no. Sì. Esatto. Dovremmo cercare di prendere esempio, volte non lo facciamo. Dovremmo prendere esempio di Sant'Agata che lei ha vissuto. Esatto. E ci ha dato un esempio di forza incredibile, nonostante fosse una ragazzina poi alla fine, quindi sì, aveva 14-15 anni al massimo che io sappia, cioè. Assolutamente. Certo, però Sant'Agata per noi. Anche perché era piccola, perché insomma poi in questo periodo che si parla tanto di femminicidio, in fondo Sant'Agata è stata forse tra le prime vittime di femminicidio, insomma, ecco, anche lei. Esatto. Esatto, ma da altre parti e in altri tempi. Certo, certo. I tempi sono diversi, però purtroppo, come dice lei, le donne subiscono delle violenze da parte degli uomini. Ancora oggi purtroppo parliamo di queste cose, il gruppo di che sia bisogna rispettare le donne come figura, perché tra l'altro noi uomini nascete dalle donne. Esatto. Per 9 mesi. Esatto. Dovremmo essere semmai grati. Questo purtroppo delle volte non siamo capaci di poter percepire questo. Purtroppo delle volte la superiorità, non lo so. Ci sono cose che accecano. Sì, sì. Purtroppo è così e bisognerebbe cambiare. Spero veramente le nuove. Sin da piccoli, bisogna educarli da piccoli. Sì, quindi sono forse anche le famiglie. Sì, ora vabbè, si apre praticamente un argomento enorme, esatto. Sicuramente, ecco, chiediamo a Sant'Agata di proteggere tutti, in particolare le donne, di aprire la mente agli uomini e certo, assolutamente. Possa andare tutto al meglio anche la festa, perché esatto, perché la festa a volte esatto, ci sono migliaia e migliaia di persone, può sempre succedere qualcosa, quindi non si è mai completamente sereni, ecco, sì, esatto. Sicuramente. Evviva Sant'Agata, grazie tantissimo.